soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolani. Ma anche di corsa, bravo Marco, perché una nuova puntata del nostro pronto soccorso digitale ci attende. Come sempre tutte le informazioni che vi darà Marco comunque risolveranno, almeno speriamo, gran parte dei problemi con il mondo digitale, appunto. Allora, per le prossime puntate potete mandarci una mail, mattinainfamiglia@rai.it, oppure scriverci su Facebook sulla pagina Mattina Rai 1. Prof, allora, eccoci. Quale notizia hai scelto tra le tante che orbitano nel digitale per aprire proprio questa puntata? Certo, ovvero il mondo delle risorse umane, cioè, ovvero di quel mondo in cui ci sono da una parte i lavoratori, dall'altra parte chi li sceglie, si sta molto trasformando. Perché una volta era tutto orientato solo nella direzione del mando il curriculum. Sì. Adesso il lavoro sempre di più si attrae, come? Andando a pubblicare tutte le proprie esperienze, quello che si fa, quello che si sa in giro per internet, nei vari social network, perché i recruiter, nome inglese per i reclutatori, quelli che vanno a cercare i lavoratori dei vari settori, li cercano loro, quindi sono loro che ti cercano e non più tu che mandi il curriculum. Questo ci deve aiutare anche a pensare che bisogna fare sempre attenzione a quello che si pubblica, perché a volte sui propri social network, soprattutto quando si è giovani, si pubblica un po' di tutto, è una serata sbagliata, è una cosa, un atteggiamento che non va bene. Queste cose i recruiter, cioè quelli che offrono lavoro e che ti cercano, le vedono, quindi sempre molta attenzione, e soprattutto aprite un profilo un po' su tutti i vari social network, dal LinkedIn in poi, perché è importante essere presenti. E sono certa che questa nuova forma di reclutamento, bravo Marco, sarà uno strumento che aiuterà non poco comunque anche il mondo, cioè il mondo del lavoro. Però certo, adesso ci spostiamo con il nostro sportello digitale, che oggi invece si vuole occupare di una fascia d'età apparentemente, diciamo, poco informatizzata. Guarda, c'è un progetto che si chiama Nonni su Internet, no, con il sito che si chiama terzaetà.it, mm-hmm, ed è sostanzialmente un progetto nazionale che avvicina gli over 60 a internet. Ma se posso dirti la mia opinione, per quanto sia importante, sì, ovviamente avvicinare persone che oggi hanno 60 anni, quindi non sono nate con internet, tuttavia a 60 anni oggi sei un ragazzino. Per cui secondo me il progetto è più che utile, ma diciamo chiamare nonni per forza un sessantenne oggi si è arzilli, tra poco lo diventerò anch'io, quindi attenzione, non è vero che si è anziani. Tuttavia, se posso anche permettermi, già che ti ci sono, avanti, Marco. Brava, visto che l'alfabetizzazione digitale è importante, diciamo che anche noi, dai Ingrid, prendiamoci questo poco di merito, un po' di anni, noi, la RAI, questo programma che si fa alfabetizzazione digitale, per cui se vi piace questa cosa, dai un messaggino, mandatecelo per dire che vi piace, forza. No, ma assolutamente, infatti siamo contenti. No, peraltro avete visto che per andare a cercare le singole attività, i singoli progetti, bisogna cliccare su il progetto nel sito, ovviamente, sì, terzaetaonline.it, e poi seguire le indicazioni relative al programma Nonni su Internet. Chiarissimo, bel progetto Marco, sono contenta anche che si diffonda questa comunicazione digitale, che la trovo una grande forma di rispetto umano, cosa che invece non sempre fanno, soprattutto quando alterano, insomma, quelle, ecco, notizie poco simpatiche. Spero, giusto, che non sia proprio la prossima, no, in faccia parte della prossima di cui appunto ci stai per parlare. Beh, in questo caso sono quasi burlate, devo dire, perché in questo periodo che l'equinozio di primavera è già passato, che non è lo zio famoso del cavallo, però voglio dire, ormai siamo in primavera e circolano queste notizie strane, tipo che il Danubio è stato svuotato, drenato, e succede tutti gli anni per essere ripulito. È una grande bufala, il Danubio è lungo quasi 3.000 km, ma 2800. Come si fa a pensare una cosa del genere? Ma no, esatto, e allora perché hanno preso la foto di un film, lo vedete qua, del Danubio, che è mezzo svuotato, e, cioè, anzi è completamente svuotato, ma è evidente, effetti speciali, chiaramente. Certo, non possono svuotare 3.000 km di fiume, e quindi diciamo che ci si crede perché in qualche modo ci si vuole credere, perché è divertente, anche quando è inverosimile così, perché è divertente condividerle, ma è ovvio che insomma sono bufale. Come dai, si fa a svuotare il Danubio? Comunque da quello che ho capito, anche il prossimo video curioso che adesso ci stai per mostrare, ecco, è difficile da prendere per buono, anche se poi magari
per chi carità, lo sa. È autentico. Chi lo sa, non lo so, infatti, però ve lo faccio vedere perché l'abbiamo trovato. In sostanza, da dentro un aereo, come potete vedere, c'è una famiglia che filma fuori, e a un certo punto voi tenete d'occhio bene l'ala sulla sinistra, la punta dell'ala, e guardate cosa succede. Allora, si è staccato un pezzo. In sostanza, un drone, quegli oggetti con le quattro eliche che volano, ha colpito l'ala. Perché? Perché chi lo stava usando, operando, lo ha fatto vicino a un aeroporto. Ed è vietatissimo. Beh, certo, bisogna vedi cosa accade, è pericolosissimo, certo, in quel caso, no? Ammesso che sia vero, ci mancherebbe altro, questo non lo sappiamo. Però sicuramente è un modo per dire, l'abbiamo fatto vedere, per dire attenzione, perché ci sono delle zone vietate, anche sopra molte città non è legale farlo, non fate volare i vostri droni a caso, riflettete prima e cercate su internet se in quella zona si può fare. Bravo Marco, insomma, quando si dice, no, che la realtà supera la finzione, forse per questo che a volte no, noi crediamo a ciò che, beh, sembrerebbe possibile, motivo per cui noi crediamo al tuo fantascientifico gemello. Sì, mi dicono che abbia cambiato mestiere, non so, anzi che si è spacciato, per adesso vediamolo. Marco? Ninnao, questo cagnetto a chi lo do? Cosa stai facendo? Si è addormentato, si chiama Beat. Ma faccio il dog sitter, ma non ti informi, non lo so, ho trovato un'app che si chiama Dog Buddy, che mette in contatto i padroncini dei cani e i dog sitter. E così mi è venuta l'illuminazione, ho detto basta, dopo 25 anni di professione digitale lo abbandono per sempre per fare il dog sitter. Guarda, sono scherzo, guarda le copertine, guarda, leggi, Camisani Cazzolari lascia il digitale, guarda, MCC lascia il digitale e fa il dog sitter, tutto, shock mondiale, abbandona il digitale per fare il dog sitter, dog boarding, cioè te lo portano a casa, tu vai o lo porti a fare delle passeggiate, che mi si sveglia, bitta, ciao, ciao, ninnao, questo cagnetto. Sì, non è il mio gemello, non è normalissimo il mio gemello. No, ma perché? Ma chi lo ha mai pensato, scusa? Non è normale, Non è mica normale. Vabbè, comunque gli facciamo gli auguri per questo suo nuovo lavoro. Non sapevo fosse così amante degli animali, quindi c'è ancora più simpatico, dai. Andiamo adesso a leggere la mail di Benedetto che scrive: premesso che il mio PC è protetto con l'antivirus Kaspersky, è inglese? No, Kaspersky, l'hai detto bene, Kaspersky è russo. Ah, è russo, involontariamente l'ho letto in russo. Dicono Casper Sky, ma hai sbagliato. Ah, ok. Vorrei capire perché durante la scansione non appare nessuna minaccia, ma durante l'operazione arriva un messaggio che consiglia la scansione urgente. Allora, dice, quando uno scansiona, se ho capito bene, non appare alcuna minaccia, ma normalmente dice attenzione, scansione urgente, poi lui fa la scansione e non c'è alcuna minaccia. A volte gli antivirus ti dicono scansione urgente, da tanto che non la fai. Perché è da tanto che non la fai? Cioè, quello è il motivo. Quindi, dopo qualche mese che non si fa, lui si allerta e dice: ehi, guarda che fretta, la devi fare. E certo, perché è importante, non si sa mai. Ecco come mai è apparsa questa scritta al nostro telespettatore Benedetto. Credo che questo sia il motivo, ma secondo me è molto probabile. E prima di congedarci, Marco, chiudiamo con un'applicazione che merita davvero 10 e lode, perché non è solo utile, ma è proprio fondamentale per la nostra salute. Sì, allora, in sostanza ci sono delle applicazioni che ti permettono di fare la foto del tuo neo e sottoporla a degli esperti, evidentemente, che possono dirti se ha una può diventare pericoloso. Cioè, si può fare un'analisi approssimativa. Un'analisi, quindi c'è un dermatologo. Prima di recarsi dal medico direttamente. A volte ci sono dei medici dietro veri, in questo caso, questa si chiama il neo qualcosa. E si può, da una semplice foto, rilevare. Allora, io non sono dermatologo, però sicuramente un'analisi preliminare dove un neo che magari ha evidenti aloni, eccetera, tutto quello che i professionisti una prima visione conoscono, possono già farsi una buona idea, tant'è che ci sono tante applicazioni di questo tipo. Poi sicuramente saranno i medici e i dermatologi a occuparsene davvero, e non fermatevi mai al digitale, basta, andate, se avete dubbi, dai medici, perché le autodiagnosi
casi online sono sempre molto pericolosi. Bravo Marco. Ci dai sempre più soddisfazione. Ma anche tu, ma sono felice. Ma no, sei bravo davvero, lo sto dicendo seriamente. Mi dispiace che ti dobbiamo salutare, che la nostra rubrica sia finita, però noi ci vediamo sabato prossimo. Evviva! Quindi nel frattempo, in attesa che arrivi sabato, potete contattare Marco su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Mi raccomando, grazie. Bravo.